Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura parliamo del decreto Bolkestein, quel decreto che voleva nel litorale di tutta Europa e in particolare per quanto riguarda il nostro territorio il litorale numero uno dal punto di vista delle presenze turistiche che andasse in concessione quindi venissero fatti appunto dei bandi. Ebbene, c'è una maxi proroga di 15 anni per le concessioni demaniali del litorale veneziano. Ha soddisfatto il presidente dei sindaci della costa, Pasqualino Codognotto, anche se San Michele era già andata in concessione, gran parte della concessione era stata vinta dalla Bibbione Spiaggia. Al di là di quello, comunque, soddisfazione viene espressa. Sentiamo subito il servizio di apertura del nostro telegiornale. Missione compiuta, concessioni demaniali escluse dalla direttiva Bolkestein per i prossimi 15 anni. È la soluzione trovata dal governo con un emendamento collegato alla prossima finanziaria che consente di prorogare l'applicazione delle liberalizzazioni europee alle concessioni balneari. Una questione particolarmente sentita dai circa 1000 operatori della costa veneziana, anche perché le attuali concessioni sarebbero scadute il 31 dicembre 2020, tra poco più di 2 anni. E senza una nuova proroga, l'unica soluzione era quella di andare a gara, con il rischio di trovarsi di fronte a grandi catene pronte a investire su attività come chioschi e stabilimenti balneari, che fino ad oggi sono stati a conduzione familiare o quasi. Ovviamente ora il provvedimento dovrà essere approvato dal governo e soprattutto dovrà essere condiviso dall'Unione Europea, che ha l'ultima parola. Ma se tutto andrà bene, le attuali concessioni rimarranno invariate per i prossimi 15 anni e per ulteriori 5 in presenza di attività familiari, il cui unico sostegno sia legato a questa attività. La decisione del governo va nella direzione auspicata, ha detto il sindaco di San Michele Bibbione, presidente della conferenza dei sindaci della costa, Pasqualino Codognotto. Ora però ci aspettiamo un passo in più per chiarire le modalità con le quali andranno a gara le nuove concessioni e soprattutto come il governo si rapporterà con l'Unione Europea, che dovrà dare il parere definitivo su questo provvedimento. Di passo in avanti parla anche Marico Pedrina, presidente di Confcommercio Bibbione Caorle. È un primo risultato importante, dice, perché permette di dare dei primi riscontri positivi agli operatori. Ora ci aspettiamo la stessa attenzione anche per gli ambulanti dell'Arenile. Sulla stessa lunghezza d'onda, Angelo Falopa, presidente di Confcommercio San Donà Jesolo. Si tratta del primo importante passo compiuto a difesa e tutela della professionalità della nostra costa, sono le sue parole. Le battaglie che anche come Confcommercio abbiamo portato avanti stanno portando i loro frutti. Soddisfatto Lorenzo Vallese, presidente regionale di Confesercenti del Consorzio Veneto Chioschi, più volte in prima linea su questo argomento. È un primo passo in avanti, ammette. Ora sarà fondamentale l'approvazione dell'Europa, soprattutto chiarire i criteri con i quali saranno poi indette le gare. Pochi 15 anni è una mediazione rispetto alla nostra richiesta di 30, sicuramente un periodo buono per ammortizzare gli investimenti. Finalmente abbiamo ottenuto un primo risultato importante, ha detto Renato Cattai, presidente di Federconsorzi Jesolo, realtà che rappresenta una 30 di stabilimenti. Non ho dubbi sul fatto che il provvedimento verrà approvato dal governo. Il periodo di 15 anni rappresenta un arco temporale giusto per tornare ad investire. Il problema, semmai, secondo il presidente di Federconsorzi, è legato al prezzo dell'intesa raggiunto dal governo. Si parla di possibile aumento dei canoni demaniali, conclude. Ci auguriamo non sia così, in caso contrario la beffa sarebbe enorme. Le nostre imprese sono a basso reddito, con continui investimenti. L'aumento rischia di metterci in ginocchio. E ora parliamo di amministratori di sostegno. Ci sono molti volontari al fianco del Tribunale che coinvolge poi tutto il Portogarese, il Tribunale di Pordenone, appunto i volontari fanno la voce grande appunto in questo importante servizio. Sentiamo. Ci troviamo con la dottoressa Lucia Dall'Armelina, giudice tutelare, in questo convegno in Tribunale a Pordenone. Qual è il ruolo e quali sono le criticità che lei nell'assegnazione dell'assistente di sostegno ha trovato nel percorso, le criticità e soprattutto che cosa fa la normativa per poter garantire un percorso anche di certezza per la persona che poi ha bisogno di questa figura.
Sì, allora la nomina dell'amministratore di sostegno avviene normalmente nell'ambito della rosa dei familiari, che nel 90% dei casi sono familiari disponibili a ricoprire questo ruolo. C'è una quota residua indubbiamente di amministrazioni di sostegno che sono indubbiamente più problematiche, in cui è necessario scegliere per ragioni varie, che possono essere conflitti familiari o peculiarità delle patologie di cui affetto il beneficiario, che esigono la nomina di un soggetto esterno. E sono, faccio riferimento in particolare al problema delle malattie psichiatriche, delle dipendenze di vario tipo, le quali normalmente consigliano proprio la nomina di un soggetto esterno. Per fortuna il Tribunale di Pordenone può attingere ad un volontariato estremamente vivace e disponibile, e laddove sia necessario la figura di un professionista qualificato, il protocollo con l'Ordine degli Avvocati di Pordenone ci consente anche di attingere a professionisti laddove ci siano situazioni che richiedono appunto la nomina di un professionista. Indubbiamente la scelta dell'amministratore di sostegno al di fuori dell'ambito familiare, che pure rimane una opzione diciamo residuale, rappresenta sicuramente uno scoglio importante, una sfida importante per il Tribunale. Dottoressa, la nomina e poi la gestione che viene fatta anche per un piccolo patrimonio che uno potrebbe avere e che ha magari in banca, come si rapporta l'amministratore di sostegno rispetto a voi, magari nelle varie relazioni che deve presentare, credo? Sì. La domanda è utile perché permette di porre l'attenzione sul fatto che il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno è un vero e proprio procedimento giurisdizionale. L'amministratore di sostegno è un pubblico ufficiale che quindi assume tutte le responsabilità connesse a questo ruolo, quindi ha un obbligo di rendicontare tutta la gestione patrimoniale e controllo che poi viene esercitato efficacemente appunto dal Tribunale attraverso un vaglio appunto della correttezza del suo operato. Quindi la garanzia e la trasparenza per il beneficiario sotto questo profilo sono massime. Uno che vuole fare la domanda per essere assegnatario, ecco, di questo servizio deve necessariamente rivolgersi a un avvocato o può farlo anche in modo diverso? Sì. La scelta che ha fatto il Tribunale di Pordenone già fin dall'entrata in vigore della legge è stata proprio in questo senso, cioè quella di non imporre la difesa tecnica. Quindi il ricorso può essere autonomamente proposto dal soggetto beneficiario, il quale naturalmente, se lo ritiene, ha la facoltà di avvalersi di un difensore, ma non è un obbligo. Il Comune di Caorle ha soldi, con i soldi dell'avanzo investirà il tutto per opere pubbliche, diversi i finanziamenti previsti, sentite. Dall'avanzo di amministrazione 2017 arrivano i soldi per finanziare alcune opere pubbliche. Il bilancio 2017 del Comune di Caorle si è chiuso con un avanzo di amministrazione di circa 4 milioni e mezzo, di cui 1 milione e 8 erano stati già utilizzati nella primavera di quest'anno. Dei restanti 2 milioni e 700 mila, grazie anche alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha sostanzialmente sbloccato l'avanzo di amministrazione degli enti locali, il Comune di Caorle sta per investire un altro milione nella realizzazione di nuove opere pubbliche e nella estinzione anticipata di mutui. In particolare 600 mila euro saranno utilizzati per finanziare in buona parte la sistemazione di via Vivaldi. Oltre al manto stradale saranno sostituiti i marciapiedi, l'impianto di illuminazione pubblica e i sottoservizi, ma poi anche di via Grimani, con il manto stradale e i marciapiedi, e quindi a Porto Santa Margherita e con il manto stradale di via Alberoni nel capoluogo. L'avanzo sarà impiegato anche per la sostituzione della copertura della palestra della scuola Fermi. Gli alberi caduti durante il maltempo nel nord-est, con quelle ramaglie c'è chi ha deciso di trovare un modo per ridare vita e soprattutto cercare di fare un gesto solidale per raccogliere fondi. Sentite il servizio. Siamo con la docente dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, Stefano Sabatini. C'è quest'anno un progetto interessante di questa scuola che ha riguardato il recupero di una parte dei pini
che erano stati abbattuti dal maltempo ultimo avvenuto qui in Friuli e nel Veneto. Ecco, cosa si tratta? Quali sono gli obiettivi? Cosa è successo? Qual è questo interesse? Allora, insomma, subito dopo la tragedia che ha colpito anche la nostra regione, insomma, abbattendo anche completamente alcuni boschi, siamo stati coinvolti in questa iniziativa di recupero di tutto il verde, le punte, le ramaglie, insomma tutto il verde che era possibile raccogliere nei boschi per preparare delle decorazioni natalizie, alberi di Natale, centri tavola, decorazioni natalizie di tutti i generi. E quindi abbiamo coinvolto i nostri ragazzi che sono molto volonterosi e si sono resi subito disponibili per questo tipo di iniziativa. Insomma, alcune volte siamo andati in montagna, allora siamo andati in montagna una volta eravamo a Forni Avoltri, una volta siamo andati a Sappada, insomma adesso non mi ricordo l'altro posto, comunque abbiamo trovato veramente alberi abbattuti, sradicati completamente, quindi qualcosa che... C'è una realtà che le immagini televisive non riescono a dimostrare a pieno. Quindi questa è stata anche un'opportunità per i ragazzi per vedere da vicino il disastro creato dal maltempo e anche per capire come il bosco può in effetti resistere al maltempo. Quindi è stata un'opportunità didattica. Dopodiché è stata anche un'opportunità di lavoro perché questi ragazzi hanno dato insomma volontariamente una mano per raccogliere numerose cime di abete, diciamo che ne abbiamo raccolte così in un'uscita, ne abbiamo raccolte anche 200 cime di abete e grosse quantità di ramaglie che poi insomma noi abbiamo un po' decorato semplicemente, in maniera semplice, sia le punte di abete sia le ramaglie sono poi state diciamo messe a disposizione di tutti per le decorazioni natalizie dietro un contributo volontario, insomma di denaro che verrà impiegato poi per aiutare le popolazioni, insomma la gente colpita dal maltempo e anche per ricreare i boschi anche in, diciamo, in modo che possano poi in futuro resistere meglio al maltempo, insomma degli alberi, dei boschi di nuova concezione, diciamo. Ecco, professoressa, questa sera la festa di Natale all'interno del convitto annesso all'istituto, abbiamo visto queste straordinarie decorazioni fatte proprio con questa iniziativa. Ecco, a questa iniziativa potevano accedere anche altri istituti oltre che all'istituzione scolastica, non so, comuni, enti locali, associazioni varie? Abbiamo avuto numerose richieste, anche io personalmente, sono stata contattata al telefono dal sindaco di Moimacco, per esempio, insomma anche altre amministrazioni comunali che proprio desideravano queste ramaglie o abeti, punte di abete, per le decorazioni natalizie e poi insomma siamo riusciti tramite anche l'associazione Giant Trees Foundation, siamo riusciti ad accontentare tutti, anzi adesso gli alberi sono finiti, però ci sono ancora ramaglie che potranno servire per le decorazioni, noi le metteremo a disposizione delle persone che vorranno nei prossimi giorni qui a scuola, insomma da qui fino a Natale, fino al 22 di dicembre. Questa iniziativa, oltre che ad aver avuto uno scopo didattico, ad uno scopo di far toccare proprio con mano questa tragedia che ha colpito un po' tutto quanto il Nord-Est, con questo lavoro, con la loro presenza, con il loro sacrificio, si arriva anche a dare un segnale di solidarietà, cioè dare anche questo valore ai ragazzi. Sì. Questa è una cosa importante, insomma è un valore che per noi è importante trasmettere ai ragazzi e che insomma non, devo dire che con i nostri allievi non facciamo neanche tanta fatica, ecco, loro hanno messo tutta la loro buona volontà, si sono arrampicati in montagna come degli stambecchi seguendo il presidente della Giant Trees che tagliava con la motosega, ma avevamo anche alcuni ragazzi nostri che tagliavano e insomma diciamo che l'hanno fatto con amore, ecco, veramente
hanno capito il senso di quello che andavamo a fare. E ora andiamo a Pramaggiore per parlare dell'associazione Portico, il Portico che da sempre spinge per dare un futuro a molti ragazzi che hanno dei disagi. Sentite. In compagnia di Daniele Dalbeng, presidente della cooperativa sociale Il Portico, con sede diciamo a San Donà di Piave, e anche direttore della casa di riposo Francescon di Portogruaro. Siamo qui in questo caso a Pramaggiore in una serata con i ragazzi ospitati dalla cooperativa Il Portico, e per festeggiare evidentemente il Natale. Ecco, però lei ha due funzioni, una direttore di una casa di riposo per cui anziani, e l'altra il Portico, che sono dei ragazzi che hanno bisogno, che sono ragazzi protetti, che hanno bisogno di crescere in una maniera corretta. Per cui queste due... E questi due poli, diciamo, gli anziani e i giovani, lei si trova a essere presidente e direttore comunque di due poli, diciamo, come possono integrarsi tra loro visto che entrambi hanno bisogno? Beh, è una bella sfida. Quella di integrare due apparenti fragilità, i ragazzi, i minori che sono allontanati dalle famiglie per il contesto disagiato in cui vivono, a cui cerchiamo di dare un'accoglienza e una vita il più normale possibile, soprattutto un futuro, lavorando in termini educativi, dall'altra gli anziani che sono alla fine della parabola della loro vita, ma che hanno ancora tanto da dare in termini di esperienza. Per questo lavoriamo per integrare queste due apparenti fragilità con progetti di intergenerazionalità, convinti che l'energia e l'entusiasmo dei giovani e l'esperienza, la saggezza e i saperi degli anziani possono essere una ricchezza reciproca. I progetti che abbiamo portato avanti, che stiamo portando avanti ormai da mesi, lo stanno dimostrando, perché è un'esperienza molto significativa per gli anziani, perché vedono nei giovani l'energia e la forza che avevano loro quando erano ragazzi, ma anche e soprattutto per i ragazzi, perché si confrontano con un ambito di vita a cui non erano e non è normale lavorare insieme, vivere insieme, non è usuale quantomeno, e li porta a conoscere un aspetto della vita umana, dell'umanità, che li sta formando e li ha formati molto, e li porta anche a capire quanto la loro manualità, la loro capacità di relazionare può, sommata alle difficoltà dell'anziano, integrarsi e completarsi, quindi anche loro si rendono utili ed escono molto molto appagati. Ecco, a volte si pensa che sia una società malata, eccetera, invece quante persone fanno volontariato sia all'interno della Francescon, ma sia all'interno anche per i ragazzi? Cioè, nella nostra società civile, questa sera lo vediamo, ci sono parecchi volontari. Sì, per fortuna esistono ancora tante persone che mettono a disposizione tanto tempo di qualità a favore di soggetti che hanno bisogno, siano essi anziani o minori. Io posso dire che nelle due realtà che seguo viviamo una realtà, situazione virtuosa, per cui sia in ambito anziani alla Francescon, con l'associazione Amici della Francescon, che è molto attiva, conta 70 soci, di cui 30 operativi quasi pressoché quotidianamente, sia nella comunità residenziale Sicomoro, che oggi, di cui oggi festeggiamo il decennale, ci sono svariate decine di volontari che hanno anche esperienze magari brevi ma significative. A me piace citare l'esperienza di una coppia di volontari della comunità che sono stati la matita che Dio ha usato per scrivere un piccolo miracolo, perché dopo aver fatto delle attività di volontariato all'interno della comunità si sono affezionati a una ragazza, una minore che era lì ospitata, e alla fine di un percorso l'hanno adottata. Credo che questo sia
la cosa più bella che sia successa in questi 10 anni al Sicomoro, che ha visto protagonista una fragilità e un volontario e una coppia di volontari, e che ha dato origine a una nuova famiglia, perché una coppia senza figli ha adottato una ragazza senza famiglia, per cui davvero è la testimonianza di come i miracoli accadono quotidianamente anche a Pramaggiore. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. Come sempre vi ricordo che potete seguire i nostri servizi anche sulla pagina Facebook di Media 24. Continuate a seguirci, buon proseguimento con i programmi della rete e a risentirci. Alla prossima!